Con il presidente Mauro Castelli, una scelta che nasce come questa di questo nuovo allenatore? Ma dunque, quando si esonera un allenatore o per un motivo o per un altro, credo che sia doveroso da parte di una dirigenza, di una società, andare a cercare quello che il mondo in questo momento possa offrire, il mondo del basket possa offrire. Non nascondiamo a nessuno che abbiamo provato più di un nome, ovviamente. Il problema è che ovviamente a metà campionato così, a campionati iniziati, non è facile. Quindi diciamo che Omar era fra i nomi più importanti che dovevamo sentire. La cosa che a me è piaciuta molto di quello che, diciamo, che mi è stato riportato nei primi incontri che sono stati fatti con Omar era proprio la voglia, la grinta, la volontà di anche di un suo riscatto, perché è fermo da un anno, quindi di rientrare nel giro grosso. Lui ha già esperienza di questa categoria, ha vinto già campionati e ha lavorato, la cosa che mi piace molto, e ha lavorato con quello che c'era in casa, che è un po' quasi quello che abbiamo noi, no? Cioè è abituato a far giocatori con quello che c'è, senza andare a avere grandi nomi o grandi cose. Questa è una prerogativa di Omar interessante. E in più, lo posso dire anche pubblicamente, io quando giocavo l'ho molto odiato, perché era veramente uno, insomma, faceva girare le scatole un po' a tutti, dal punto di vista tecnico e dal punto di vista dell'aggressività. So che è uno stimolatore, quindi in questo momento i nostri ragazzi avevano bisogno di uno stimolatore, oltre che dal punto di vista tecnico. Io spero che sia la persona giusta al posto giusto, saperlo prima sarebbe troppo bello o troppo brutto. E quindi bocca al lupo a lui e a tutta la città, perché poi alla fine rappresentiamo anche quello.